Sindaci, soprattutto l'Italia e soprattutto il Sud Italia, sono stati per lungo tempo e in parte anche adesso lasciati completamente soli, non solo dai governi nazionali, ma anche dall'Europa. L'Europa non ha una politica della difesa, non ha una politica sull'immigrazione, non ha una politica di sicurezza, e quindi c'è molta arretratezza. Ma almeno Napoli e sicuramente l'Italia del Sud, di fronte all'indifferenza, all'austerità economica, alle guerre anche prodotte dai governi occidentali, ha scelto di accogliere, mettere la centralità umana davanti a tutto, la solidarietà, la fratellanza, i ponti di dialogo. E Napoli come capitale del Mediterraneo vuole assumere questo ruolo, città rifugio che dialoga con tutti e che vuole costruire un'Europa più giusta, più uguale, l'Europa dei popoli e dei diritti. Il fenomeno migratorio con i rischi e le opportunità che ne derivano è stato il tema al centro di un convegno organizzato nell'aula congressi della Federico II a Via Partenope con gli Atenei napoletani e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Un'intera giornata di studio e analisi sul Mediterraneo e le migrazioni dall'Africa, promossa in collaborazione con il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, diretto da Alessandro Panza, alla quale sono intervenuti i docenti dei diversi Atenei. Credo che sia indispensabile avere per prima cosa il dovere di chiedermi se davvero il fenomeno dell'immigrazione sia per sua natura collegato intimamente e irrimediabilmente alla dimensione della sicurezza. Personalmente ritengo di no. Trovo inaccettabile la politica messa in campo da una delle più importanti potenze del mondo, con la quale Napoli ha storiche tradizioni di amicizia, addirittura le relazioni diplomatiche tra Napoli e gli Stati Uniti sono prima dell'unità d'Italia, risalgono al 700, ma vedere che oggi Trump si presenta al mondo costruendo un muro col Messico e non facendo entrare persone che provengono da paesi islamici che hanno grandi tradizioni di cultura e millenarie, anche di pace e di prosperità, io credo che è un segnale molto pericoloso che impegna ancora di più tutti noi che stiamo nel cuore dell'Europa, del Mediterraneo, Napoli che guarda a nord, a sud, ma anche a oriente e a occidente, di costruire sempre di più legami forti con i popoli, nella speranza che un giorno i governi comincino a costruire ponti di dialogo e non più mura e filo spinato.